Degustazione gratuita e musica dal vivo per una serata d'estate, una serata davvero speciale curata dall'agenzia Studio Evento. I sapori in primo piano, i prodotti del consorzio Arti e Sapori della nostra terra. Questa sera due nuove realtà dedicate alla promozione turistica, il chiostro, ristorante che si occupa di preparare l'aperitipico di questa serata, e poi la Terra di Francesco, il nuovo punto informativo che si occuperà della vendita dei prodotti del consorzio Arti e Sapori della nostra terra. Alessandro Turetta, direttore commerciale del consorzio Arti e Sapore della nostra terra. Allora, l'attività del consorzio, l'abbiamo detto più volte, esce anche fuori dai confini, è proprio reduce in effetti da una fiera internazionale molto importante tenutasi a New York, molto molto importante a livello mondiale, e conclusasi proprio lo scorso 2 luglio. Allora, com'è andata? Un'esperienza molto positiva, il consorzio ha portato i prodotti dei propri consorziati, c'era tutto il mondo praticamente, quindi per noi è stata una prima esperienza, abbiamo capito tante cose per il mercato internazionale, soprattutto per l'America, e ci andremo ancora più attrezzati per il prossimo anno. Quindi Rieti, grazie al consorzio Arte e Sapore della nostra terra, con i suoi prodotti è potuto essere presente, insomma è un vanto, no? Sì, assolutamente sì, e c'è stato anche un grosso successo, ci sono state le confetture, le conserve di pomodoro idroponico, insomma l'olio della Sabina, abbiamo avuto un buon successo, adesso vedremo a seguire se questo successo sarà seguito anche dalla vendita. Quali sono i prossimi appuntamenti internazionali? Abbiamo a ottobre, fine ottobre, una fiera, diciamo, che potrebbe essere la sorella di quella che abbiamo fatto a New York, solamente in Europa, a Parigi precisamente, mi sembra fine ottobre, e poi avremo un altro evento internazionale a Monaco di Baviera. Benissimo, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Marcello Petrongari, presidente del consorzio Arti e Sapori della nostra terra. Allora, come nasce l'idea di istituire un consorzio senza scopo di lucro, però avente come primo obiettivo quello della promozione dei prodotti e quindi del territorio? Sì, il consorzio nasce in realtà qualche anno fa. L'abbiamo ripreso insieme con un gruppo di amici e, diciamo, persone che hanno la passione per l'enogastronomia e per il nostro territorio. Non abbiamo ancora festeggiato un anno di operatività perché siamo nati con il peperoncino, la festa del peperoncino dell'anno scorso, e quindi festeggeremo fra circa un mese, un anno di operatività, e devo dire che sono più che soddisfatto di il livello al quale siamo arrivati. L'evento di questa sera penso dimostri, ecco, tutto il lavoro che è stato fatto in questi mesi. Qual è infatti l'obiettivo di questa tipologia di eventi? Allora, l'evento rientra in un progetto sicuramente molto più ampio di promozione delle aziende e del territorio. Questo rappresenta un po' l'apice per delle attività sul territorio. Questo evento vuole promuovere sia le aziende che i loro prodotti. Vogliamo far avvicinare la cittadinanza al consumo dei prodotti locali e quindi far sì che la cittadinanza consumi a chilometro zero, in un'ottica di filiera corta, perché i prodotti che possono essere acquistati sia al ristorante che qui al punto informativo vengono messi in vendita a prezzo di filiera corta che è imposto dalle aziende, quindi crediamo possa essere un servizio ulteriore per la città. Mario Assennato, commissario straordinario della riserva dei Monti Navegna e Cervi. Allora, si è dato avvio alla collaborazione tra la riserva e il consorzio, come sta andando? Ma molto bene, diciamo che è una forse delle collaborazioni più strette, più produttive che abbiamo attualmente in essere, anche perché poi si coniuga benissimo l'ambiente con la gastronomia, insomma, i prodotti biologici, è una delle risorse della riserva e del consorzio. Quindi un bilancio positivo, dove si vuole arrivare e come si vuole procedere?
Ma diciamo che col consorzio abbiamo tanti progetti di espansione, anche con magari una sorta di programmazione con altri consorzi. Dobbiamo cercare di ampliarci sul territorio, apriamoci anche su Roma, sulla Regione Lazio, e sicuramente riusciremo a sponsorizzare dei prodotti che meritano di essere conosciuti su tutto il territorio nazionale. E che contestualmente permettono anche la promozione del territorio e delle bellezze naturali. Certo, io dico sempre a Fabio, l'amico Fabio, che c'è troppa poca a volte comunicazione sui prodotti splendidi che avete in questa città. Io non sono di Rieti, però mi sono innamorato di questo territorio proprio per la qualità che c'è in questo territorio, qualità di vita, qualità di prodotti, qualità di ambiente, quindi è veramente un format perfetto. Paolo Bigliocchi, assessore al bilancio del comune di Rieti. Allora, la Regione Lazio in collaborazione con l'Arsial ha indetto l'affidamento di un bando per il terreno demaniale per in qualche modo incentivare i giovani imprenditori a dirigersi nella direzione del lavoro della terra in un periodo, in un contesto dove la crisi economica ha la priorità su tutto, dove è tutto molto difficoltoso, stimolare un po' i giovani al di sotto dei 40 anni a dirigersi verso appunto il lavoro dei terreni. Il comune di Rieti come sta lavorando in questo senso? Ma sulla stessa direttrice, con alcune difficoltà che sono insite del sistema, nel senso che il comune di Rieti ha terreni, una parte di questi terreni per la verità sono di proprietà della Regione Lazio e quindi rientreranno nel possesso della Regione Lazio in tempi abbastanza rapidi. Per quelli che sono i terreni di nostra proprietà stiamo cercando di recuperarli, perché poi in realtà negli enti locali il patrimonio spesso non è stato mai gestito, per cui il problema è andare a recuperare terreni che non hanno contratti ma che sono comunque occupati, e quindi stiamo facendo tutto un certosino lavoro per recuperare i terreni e metterli nella disponibilità dell'impresa giovane. Fa parte del nostro programma e la nostra volontà. Credo che i tempi non saranno velocissimi proprio perché bisogna recuperare i terreni tramite legali e tramite transazioni legali. Infatti era questa la domanda che volevo farle, i tempi non saranno brevi? Non saranno brevi perché c'è la necessità di andare a recuperare questi terreni e questo si fa attraverso atti transattivi, per cui i legali stanno lavorando su questo. Tutto quello che man mano che riusciremo a recuperare questi terreni faremo anche noi dei bandi e li metteremo nella disponibilità dell'impresa giovane. Maurizio Aluffi, presidente di Confartigianato Rieti, ente promotore del consorzio. Allora, Confartigianato ha sempre creduto nell'attività del consorzio sin da subito e lo ha sostenuto costantemente. Il consorzio lo promuovemmo noi anni fa, quindi fuori da tutto quello che poi è successo oggi. È chiaro che per noi il consorzio è un grosso veicolo di promozione del territorio, delle attività artigianali, comunque della filiera corta che va dall'agricoltura all'artigianato, al commercio, e quindi chiaramente per noi è un motivo di soddisfazione che oggi alla fin fine sia decollato il consorzio, perché per un po' di tempo, diciamo così, ha passato un periodo, diciamo, di preparazione a quello che poi è successo. Poi grazie anche a voi, a Marcello, a Patrizio, è decollato veramente. Quanto è importante dare sostegno a questo genere di attività? Quanta ricchezza portano? Ma fondamentale, soprattutto in questo momento in cui il territorio subisce un attacco istituzionale non indifferente, via le province, via le camere di commercio, via tutti gli enti intermedi, quindi l'aggregazione, l'organizzazione, l'associazione come la nostra, ma anche, diciamo così, una sinergia anche con l'ente pubblico, i comuni, soprattutto in questo momento la comunità montana, possono darci una grossa mano, e il consorzio può essere un grosso veicolo per i piccoli per poter competere nel mondo. Emanuela Pariboni, vice sindaco e assessore alle attività produttive del comune di Rieti. Allora, questa sera in primo piano i sapori, i prodotti tipici della provincia di Rieti, sono questi che sicuramente rappresentano i mezzi di promozione del territorio indiscutibilmente. Allora, il comune di Rieti ha in cantiere progetti per sostenere questo tipo di attività, insomma, per incentivare un po' anche questa tipologia di promozione? Sì, tanto ce ne ha tanti di progetti e
soprattutto quello del Consorzio Arti e Savori è stato uno dei primi progetti che abbiamo seguito insieme alla Confartigianato. Poi fortunatamente il Consorzio Arti e Savori è andato molto avanti rispetto anche ai tempi della pubblica amministrazione, e questo anche per la bravura del presidente, che è Marcello Vedrungari. In realtà noi abbiamo con loro un rapporto, diciamo, convenzionato, perché il Comune è uno degli enti sostenitori del Consorzio, e grazie al Consorzio si stanno già mettendo in rete molti imprenditori che per la produzione tipica locale, e l'idea è appunto quella di incentivare la produzione locale e fare in modo che sia una risorsa per la valorizzazione del territorio anche per il turismo. Ovviamente c'è molto da fare sia per creare una filiera che sia anche, diciamo, esportabile, e questo diciamo che il Consorzio lo sta facendo egregiamente. Sicuramente da parte dell'amministrazione comunale ci deve essere un valore aggiunto. Quello che avevamo deciso di fare insieme al Consorzio era proprio quello di approvare un regolamento che si chiama Regolamento Comuni d'Eco, e cioè fare una certificazione territoriale che non sia una certificazione di quelle note, ma che sia solo un marchio di qualità in un circuito all'interno dei comuni dell'ANCI, per la promozione proprio sia dei prodotti materiali che quelli immateriali, e parliamo di cultura, tradizioni e prodotti tipici. Quindi penso che uno degli appuntamenti prossimi, e spero con il Consorzio, sia questo, e poi anche quello di poter in qualche modo reperire le risorse per valorizzare questa filiera. Questo credo che lo faremo con la programmazione europea, lo potremo fare solamente con i fondi europei della nuova programmazione. Al momento non abbiamo risorse, ma sulla la produzione tipica locale ci può essere qualche possibilità, e credo anche che con le risorse che arriveranno grazie all'accordo di programma siano già diverse le aziende che hanno fatto istanza per poter essere o implementate o per nascere appunto come aziende tipiche locali. Giancarlo Cipriano, segretario generale della Camera di Commercio di Rieti. Allora, alla luce di un possibile ridimensionamento che interesserà anche la Camera di Commercio, come potrete in qualche modo continuare a dare sostegno alle imprese di questo tipo, insomma aziende agricole? Beh, è veramente un grande problema, perché il taglio che si prospetta per quanto riguarda il diritto annuale delle imprese, che poi sono quei soldi che noi ridistribuiamo sul territorio alle imprese, al sistema produttivo, per creare nuove impresa, per portare sui mercati esteri i prodotti locali, per favorire il marketing, avrà un grosso taglio, e a questo punto è importante che le associazioni di categoria, gli stessi imprenditori su questo tema ci supportino per fare in modo che questa attività della Camera a sostegno di iniziative poi tra l'altro come queste di valorizzazione dei prodotti, come quelle che fate voi, possano essere portate avanti anche nel futuro. Quindi in qualche modo si tenterà comunque di andare avanti? Noi stiamo cercando di andare avanti in ogni modo, abbiamo un grosso supporto da parte di tutte le associazioni di categoria locale, e vogliamo coinvolgere in questa lotta anche le imprese direttamente, perché anche le imprese in questo momento hanno un grosso bisogno del nostro supporto, soprattutto per andare sui mercati esteri e soprattutto per essere più forti e competitivi anche sui mercati locali. Per cui ci aspettiamo un grosso supporto anche dalle imprese per cercare, non dico di non cambiare, perché evolversi e cambiare e riformarsi è fondamentale, però è anche fondamentale mantenere sui presidi territoriali di provincia una presenza importante di queste strutture, perché possono favorire, altrimenti la provincia rimarrà scarna di ogni supporto all'imprenditorialità e all'economia. La Camera di Commercio di Rieti ha sempre premiato e comunque dato riconoscimenti alle imprese, agli imprenditori che hanno dimostrato qualità. Quanto è importante continuare a procedere in questa direzione? È fondamentale. In contesti come questi, in cui non ci sono grandissime imprese, non ci sono grandissime realtà produttive, la cosa importante è favorire la promozione di quelle che sono le tipicità locali. Sicuramente i prodotti tipici, favorirne la qualità, perché solo con la qualità si può eccellere. Noi abbiamo delle piccole produzioni che eccellono a livello non solo regionale o nazionale, ma addirittura internazionale, e favorire insieme a questa la vendita del territorio, il territorio inteso non solo come bellezze naturali, ma anche come bellezze artistiche e come mix tra enogastronomia, ambiente turistico, culturale. Questo è molto importante per favorire l'economia del territorio. Valeria Patacchiola, presidente ARCI. Allora, come si possono unire le esigenze del Consorzio Arti e Sapori della nostra terra con quelle dell'ARCI, magari tramite i GAS, gruppo di acquisto solidale, che potrebbero permettere un ampliamento dell'offerta del Consorzio avendo appunto frutta e verdura di stagionale?
Beh, l'ARCI dal 2009 ha creato un gruppo d'acquisto solidale che ha proprio come obiettivo fondamentale quello di sostenere le produzioni locali, le produzioni di qualità biologiche, e quindi porta avanti il concetto del chilometro zero e naturalmente siamo assolutamente disponibili a ipotizzare collaborazioni future, anzi ci piacerebbe molto perché per noi è un'occasione di entrare in contatto anche con nuovi produttori che magari fino adesso non hanno mai rifornito il nostro gruppo d'acquisto. Certo, quindi nuove realtà e quindi una crescita, no? Esatto, e poi magari appunto utilizzare anche il veicolo di un consorzio conosciuto per poter aumentare il numero delle famiglie da sensibilizzare su questi temi. Simone Petrangeli, sindaco del comune di Rieti. Allora, questa è una di quelle iniziative che pone in primo piano i sapori della provincia di Rieti, che sono dei mezzi indispensabili per la promozione del territorio. Sì, assolutamente sì, sono molto contento di essere venuto a questo aperitipico che ci permette non solo di gustare prodotti tipici della nostra terra, ma di capire quanto sia importante la promozione del territorio attraverso la promozione dei prodotti enogastronomici. Ed è bello che poi in questa piazza così bella della città, che è Piazza San Francesco, ci siano sia un ristorante che cucina i prodotti tipici, ma anche un luogo di vendita e di promozione del territorio. Noi dobbiamo fare insomma un salto di qualità, quindi cercare di costruire una rete che ci permetta anche di commercializzare i nostri prodotti e quindi cercare di sviluppare un po' di economia intorno alle produzioni locali. Io credo che insomma i ragazzi impegnati in queste due attività abbiano fatto bene e debbano avere il massimo sostegno di tutti, a partire dalle istituzioni. C'è un consorzio importante a cui spesso noi facciamo riferimento, che è il Consorzio Arti e Sapori, che è un'altra esperienza molto importante che vogliamo cercare di aiutare per quanto possibile, perché pensiamo che anche essa vada nella strada giusta, che è quella di unire le migliori energie del territorio per cercare di far diventare il turismo, il paesaggio, il nostro territorio e i prodotti enogastronomici le nuove materie prime per l'economia del territorio.